Siamo qui a Jesolo con questi tre uomini. Benvenuti ad Abu Dhabi. Che hanno fatto? Un cordiale saluto ai telespettatori. Ma io ho detto Jesolo. Tirando sotto? Siamo arrivati anche oggi. La mezza maratona di Jesolo è stata portata a termine con successo più o meno da tutti gli atleti partecipanti della Fincantieri Atletica Monfalcone. Puntuali come sempre. Tornata stupenda, ad ogni impegno. Stupendo. Qui a fianco a me è buon Max Fazio, che ha finito la sua fatica in un'ora. Max, 37, con problemi al cronometro. Con problemi al cronometro. Buon limite gli è arrivato davanti. Limite, bravo, davanti. Un'ora 35. Nicola, un'ora e una. Un'ora e 43, però soddisfatto della prestazione. Soprattutto della laguna. Il primo è arrivato Andrea. Davanti a tutti è arrivato Andrea. Che si conferma sì, il re. Sì, sì, confermo stupenda cosa ben dei Kiss al 18° chilometro con una grande interpretazione di tre passi e mi sono fermato in quel momento. Che, secondo Nicola erano in bianco e nero. In quel momento. C'è chi li ha visti a colori, per cui forse era Nicola che aveva già. L'allucinazione. Poi anche bella prestazione da parte di Fabio Marchesan, che ha concluso la sua performance oggi sotto le due ore. Ma vogliamo parlare anche di Andrea Milanese? Andrea Milanese è arrivato per primo. Ovviamente. Non ha stupito per l'ennesima volta, è arrivato per primo nonostante un calo finale. 1:34 e come ogni volta mi dice se c'è ancora un chilometro mi prendevi, ma non lo prendo mai. Però purtroppo sempre a 21.097 metri sono ste mezze, quindi. Sì, quindi inutile dire se c'è ancora un chilometro. Esattamente. E se sempre 21. Quindi che dire? Un saluto alla prossima gara. Sarà non si sa quando. Ossia, a questo punto ci troviamo tutti in Austria per la bellissima mezza in Austria sul lago. Aiuto. Nicola girerà i video perché non vuole venire a correre. No, io farò un bel triathlon in quel di Felden, quindi ci spostiamo di lago a 20 km di distanza. Bene, ma ci vediamo fra un mesetto. Saluti, ciao. Alla prossima. Ciao.